Buongiorno ragazzi, buongiorno Davide. Buongiorno. Come stai? Bene, la grande, con una giornata così per forza ci va a star bene. Allora, oggi andremo a pescare i tonni. No. No? No. Andremo a pescare i serra. Oggi no, 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 no. Allora, oggi sarà una giornata un po' particolare, perché in barca con me ci sarà una persona che poi dopo vi svelerò chi è. Beh, faccela vedere subito, dai. Vabbè, la mia fidanzata. Stavamo scherzando. Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Insomma, oggi faremo una pesca tranquilla. Ma come si chiama? Diccelo, no? Ah, Sara, sì, hai ragione. Sara, svegliati che è autunno. E niente, oggi faremo una pesca rilassante, una pesca adatta alla famiglia. Infatti lei non ha mai pescato e vi farò vedere anche le persone che non hanno mai pescato che riescono a prendere le seppie, perché oggi andremo a fare una puntata alle seppie. Ah. Infatti adesso ci allarghiamo un pochino, andiamo su quella batimetrica che ho trovato anche gli altri giorni dove ho trovato le seppie e iniziamo a pescare. Così facciamo una bella giornata, poi dopo vi spiegherò un po' tutte le cose e vi farò vedere una persona che non ha mai pescato che riesce a prendere le seppie. Se ci riesco io, sono sicura che ci riusciranno tutti. Sì, tranquilla, tranquilla. Allora, noi abbiamo fatto questa scenetta, ma io per la Sara ho portato una cosa. Che ha portato? Aspetta che ora la prendo, aspetta. Guarda lì. Loro non le sanno, ma io le preparo. La Sara è brava a cucinare le seppie? Diciamo che se la cava. Con cosa le fa le seppie? Con piselli. Eccoli! Ho portato i piselli. Ti vanno bene questi qua? Sì, la facciamo cucinare alla nonna Nada. Ah, forse alla mia nonna, va bene, facciamola fare alla mia nonna e lei prenderà qualche spunto. Io mangio, io assaggio. Va bene, capito, va bene. Allora andiamo a pescare queste seppie, va. Dai, poi divertiamoci. Marco Volpi te l'ha dato il permesso di pescare le seppie? Ascolta, io con Marco non ci ho parlato, però ho avuto un altro permesso. Comunque Marco lo saluto. Oggi si pescherà con le sue esche, quelle che ha ideato lui. Perché sicuramente sono delle esche eccezionali, perché ci ho preso delle seppie. Noi siamo suoi discepoli. Quindi. Noi siamo suoi discepoli. Ora è un peccato che non ho il santino di Marco sulla barca. Ci vuole un bel santino. Lo volevo mettere qua, vedi. Dai, perfetto. Dai, ci vediamo dopo. Pescare, vai. 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 Andiamo subito alla picca della Sara. No. Ti supero? C'è proprio tanti. Guarda, la prima seppia della Sara. Vai Sara, piselli ce l'abbiamo già. Ecco, allora. Preparati che qui c'è da cucinare. Aspetta, ora detta così vorrei qualcosa più I pisellini, ora, quindi, no, neanche. Io stavo sempre preparando la roba, Adesso si mette. Esatto, siamo un po' incasinati. Siamo un po' incasinati ancora, ma adesso la mettiamo. Abbiamo messo giù anche una canna con la telecamera subacquea per cercare di fare uno strike in diretta della seppia. Non sarà semplice. Questa, diciamo, cosa è successo. L'ha inseguita fino a galla. Sì. Era proprio cattivo. Questa l'ha inseguita proprio fino in cima. Poi gli ho detto, vai, calala un pochino. L'ha ricalata un pochino, tac, c'è rimasta. Sì. Brava Sara. Grazie. Vai. C'è, piccolina, piccolina la seppiolina. Si libera. Aspetta, questa qui, seppiolina piccolina. Vai. Via. A cuccia. Mi ci ha dato 4 bastonate sulla testa. Brava Sara, però, è la sensibilità delle donne, vedi qual è il discorso, Jonathan. Sono così piccoline. Ma te non stai pescando, come mai?
Io lo sto pescando perché sono a fare solo montature, però. Ho paura di fare tutta figura. Sì, domani con la trova sensibilità delle donne purtroppo non c'è chance. Abbiamo presa una anche con la telecamera al subacqueo in diretta, quindi sì, mi sì. Sto dedicando a cercare di farvi vedere queste immagini spettacolari. Io, come vedete, allora. Sto finendo di fare. Eccola, dai, facciamo vedere cosa stai facendo. Finale del fluorocarbon. Allora, sto pescando con un finale dello 0,35, infatti sto facendo la montatura adesso. Lo squid che sto usando è un 10 cm VLP Marco Volpi, ci tengo a precisarlo. Sono degli squid ideati da lui e veramente con dei tessuti meravigliosi. L'elicottero è passato, ci siamo fermati, stavamo dicendo dei tessuti meravigliosi. Sì, sono degli squid che ha fatto Marco con dei tessuti meravigliosi, molto catturanti, anche luminescenti, perché quando arrivano sott'acqua fanno dei bei riflessi. Ora ve lo faccio rivedere. In questo momento sto pescando con il nero perché è il colore che sta, diciamo, catturando di più di tutti in questo momento. Hanno la doppia coroncina dietro, perché questo qui è una cosa in più per quando la seppia attacca, per non farla sganciare. E poi la particolarità di questi squid è il discorso della piombatura, perché sono stati ideati in una maniera tale che il nuoto risulti il massimo naturale più possibile. Non te vorrei dire, ma mi sembrava che lei c'ha il pesce. Ce l'hai? C'è il pesce, c'è un cefalopode, che non è un cefalopode. Mi sta vabbè, sorprendendo questa ragazza, sì. Fa tutto lei. Ce l'ha. Aiutiamola. Quindi, questa è anche bellina. Seppia in diretta. Vai, portala col pianino. Vai, salta. Bravissima. E 3-0. 3-0. Io chiacchiero e lei cattura. Ecco, adesso la mettiamo per il risotto in di banca, stasera. In banca. Anzi, seppia coi piselli, Sara? Sì, seppia coi piselli. Io piselli l'ho portato. Questa operazione c'ho da fargliela vedere perché ancora la deve capire. Non ha mai pescato, ripeto. Perché basta appoggiare l'esca nell'acqua, facciamo andare giù, chiudiamo, il filo entra in trazione e la canna passa. Beh, come si prendono, l'ho già capito. Come si prendono, l'ha capito. Mentre parlavi l'ha presa, quindi non è che... Non c'è trucco e non c'è inganno, vero? No, direi proprio di no. Ora io guardo se sulla telecamera subacquea, siccome abbiamo già avuto un attacco che si è slamata proprio sotto barca, vediamo se c'è qualcosa. Andiamo lì. Ecco l'attacco in diretta, presa. Eccola qui. Si stacca di qui e si attacca di là. Via guadina, sai. Pia guarica, se no ci si perdono. Poi ci arriva. Vai. Brava! Oh, come si chiama questa canna qua? Questa qui si chiama Magic Seppia, me l'ha data Paolo Cavazza da provare. 2,10 m, con azione chiaramente morbidissima. Adesso ci spostiamo un pochino più a largo perché siamo venuti un po' troppo in terra con lo scarroccio, che è giusto che ci sia lo scarroccio perché in questa maniera qui fai una bella passata lunga. Però siamo andati un pochino oltre zona e adesso si va a cercare la batimetrica dove abbiamo avuto più attacchi e almeno continuiamo a divertirci. La Sara ci sta facendo un mazzo così a tutti. Sara? Vedo che, dai, vedo che ci sono tante barche intorno a te. Sì, piano piano si sta popolando il mare, sì. Ma tanto ora noi andiamo e facciamo il nostro, tanto ci divertiamo, le seppie ci sono. Così dopo ci parli delle varie canne, mulinelli, esche, eccetera, eccetera. Tutto, dopo vi dico tutto. Cerchiamo di fare qualche seppiolina, va? Sì, va bene, dai, andiamo. Questo qui è il punto dove abbiamo iniziato a pescare, abbiamo fatto tutto uno bello scarroccio dritto verso riva. E adesso ritorniamo nel punto. Filmato in diretta, piano piano non para, attenzione, è pericoloso. Basta fare un po' di pratica. Vai Sara, prendila, è una bella seppia, che me la gusto già con piselli stasera.
Jonathan, ho visto che stanno praticamente mangiando solo esclusivamente con colori scuri, che potrebbe andare bene anche un viola, però ora abbiamo degli squid marroni, neri, e sì che usiamo quei colori lì, che ho visto che insomma sono quelli un pochino più accatturanti. Secondo me anche le condizioni del mare, perché l'acqua è limpidissima, e del cielo, del sole, così un colore così forte che risalta magari li attira un pochino di più, magari quando è un pochino più nuvoloso si va su colori un pochino più sul chiaro, tipo il bianco, tipo un colore acceso come potrebbe essere un arancione, però oggi abbiamo visto che funzionano questi colori qua, sicché noi continuiamo con questi colori scuri. Allora, perché non mi fai vedere come è fatta una montatura? Allora, te la faccio vedere. Sacrifica una canna. Intanto questa che canna è? Allora, questa qui è una Kizuri, sempre 2,10 m, con un casting da 0 a 10 grammi, molto morbida. Questa qui è adatta anche per fare i rock fishing, sono cannine meravigliose, leggerissime. Guardate quanto è morbido il cimino, sicché qui si avverte le tocche anche più piccole. E per fare la pesca con una grammatura limitata come questa che stiamo facendo adesso è perfetta, perché sfruttiamo lo scarroccio della barca, un pochino di movimento della barca. Hai messo un piombo da quanti grammi? Un piombo da 20 grammi, poi vi faccio vedere che piombo passante è. Con una girellina, col moschettone, ho fatto una piccola asola, un'altra girellina sul beccuccio del nostro pesciolino con la girella. Un metro di finale? Ma nemmeno un metro, forse qualcosa di meno, sarà una sessantina di centimetri. Il mulinello? Mulinello è un Viral 2000, comodissimo, piccolissimo, leggerissimo, per queste canne qui è l'ideale. E bobina è un po' di treccia. Sì, un pochino di treccia, che mi sembra che sia una 15 libbre, una cosa del genere, ma che lo uso anche un pochino per lo spinning leggero. Ma che non è questa, come si chiama la treccia? Viral? Viral, la treccia Viral. Tanto la Sara si è un po' fermata. La Sara. Siamo spostati, ora le ritroviamo, sì. Ora le ritroviamo. Tranquilli. Pesca delle sette è così. Sì, infatti quello che vi dicevo prima, no? È una pesca adatta alla famiglia, se volete passare qualche ora a mare senza troppo impegno, con poco materiale, perché veramente il materiale che si impiega è veramente poco. Una volta che abbiamo qualche squid colorato, due girellini, due piombi e una cannina, praticamente è fatta. Non è che bisogna fare delle montature particolari, come avete visto è molto semplice, un piombo scorrevole. È una pesca veramente tranquilla questa qui, però è divertentissima. Anche perché poi dopo, quando la sera si vanno a pulire, che si mangiano. Quindi te che fai? Lo lasci appoggiare sul fondo? Sì, io praticamente lo lascio appoggiare sul fondo. Poi dopo c'è anche un altro trucchettino, quello lì. Quando sono delle giornate tipo così, però abbiamo visto che comunque sia danno lo stesso, io do dei colpettini di motore per scarrocciare un pochino più veloce, per fare la passata un po' più veloce, perché delle volte le stimoli leggermente, se passi un attimino più veloce, siccome è un predatore, e la seppia, purché sembra una cosa strana, ma è un predatore anche molto, molto accanito, gli piace un pochino di movimento. Abbiamo visto che due si sono slamati praticamente sotto la barca, sì, e hanno mangiato un'esca che era lì. Era ferma. Io ho lasciato l'esca praticamente a mezz'acqua, come si dice, con il dondolio della barca, praticamente si muoveva leggermente, comunque in assetto, perché l'esca funziona in una maniera incredibile. In assetto così la seppia l'ha predata. E dopo l'abbiamo presa. Dai, cerchiamo di prenderne qualcun altro, dai. Vai. Se no mi sa che ci vuole un'altra scatola di piselli. Piselli con le seppie. Seppia in diretta, come direbbe qualcuno, eh? Sì. Seppia in diretta.
ci stavamo spostando, ci quando spostando. Ho detto seppia, seppia. Allora, vediamo se per caso sotto qua risegue qualcosa. Se c'è una, c'è anche quell'altra. Io guarda, avevo già tirato sulle canne, ero già pronto. Mi ha fatto un giretto con il drone. Ho fatto un girettino con il drone. Vediamo se viene su qualche cosa. Ma da lì per conto suo e girovagato. Sì, guarda, guarda un po' se riesci a vedere l'azione di questo gamberotto qua. Guarda. Quello che dicevo io, sempre in assetto. Nonostante le cercatine, i colpetti comunque sia, non si cappotta mai. No, vorremmo far vedere con la GoPro, se non fosse che un minuto fa è caduta e si è rotta. Peccato. Quindi siamo peccato. Fortunati. Comunque vediamo bene l'assetto in questa maniera qua. Quello che dicevo prima. Veramente Marco ha fatto un lavoro meraviglioso con il bilanciamento di questi pesciolini. Seppia è una canna creata e studiata appositamente per fare questa pesca ai cefalopodi. È in tre sezioni, ora è montata, ve la faccio vedere dopo smontata, praticamente con il manico, un pezzo che arriva quasi fino a metà canna e il cimino. Si chiede in tre pezzi, trasportabilissima, perché ingombro in macchina è veramente ridicolo. Ed è una canna estremamente sensibile per fare questa tipologia di pesca. Cimino molto morbido. Io ho sentito qualcosa, sarebbe clamoroso mentre parlo. E abbinata a questa canna, Paolo mi ha detto di far vedere questo mulinello nuovo entrato in casa Tubertini, lo Icon 3000, che è un mulinello da spinning rifinito molto bene, frizione molto fluida, leggero e veramente adatto per canne di questa tipologia e canne medio light per lo spinning. Comunque sia, è veramente un bel mulinellino, anche come colori, dorato e nero. Questo qui veramente farà un bel successo. Jonathan, sì? Questa ragazza sta imparando un po' troppo velocemente. Vabbè, l'ultima volta che la portiamo in barca, Basta, sì, basta. No, gli sei staccata. Butta giù che ti arriva. Arriva lì. Ritorna. Sì, butta lì, guarda, eccola. Pronta, sta ferma lì. Sta ferma lì che ora lo... Ecco, dai, tira un attimo in su. Poco. Oh, ferma lì. Vediamo l'attacco in diretta, se lo dà. Un po' di su. Non ti preoccupare, buttaglielo giù. Bravo, ci siamo. Un'altra canna che sto adoperando per questa peschina qui è la Shibuya, sempre della Seika. Lunghezza sempre 2,10 m perché troppo lunghe per la barca non vanno bene. 0,10 di casting, morbidissima anche questa qui, oltre che una grafica che è veramente carina, perché gialla con fluo così e tutta nera è veramente bellissima. Abbinato ho messo su un Viral 3000, sono tutti mulinelli che poi uso principalmente per la pesca spinning, comunque sono perfetti perché sono leggerissimi, che non sembra veramente di non avere niente in mano. Guarda che bella seppia che ha preso la Sara. Con che squid l'hai presa, Sara? Che colore è quello lì secondo questo te? Questo è rosso? È un colore un pochino cangiante, vedi? Sì. Ah, che borsicate che ha preso. Brava, bravissima. Jonathan ci fa neri. No, qua ci fa le seppie neri. Anche? Tutto. Che casino. Ogni tanto, la tua barchina nuova te la sta sporcando tutta. Dopo si lava, che ci puoi fare? Va bene. Se tu Bertini fa un prodotto, poi magari te la c'ha, per pulire la barca dalle seppie, secondo me... Te lo dica Glauco se ce la fa. Fa un... un'azienda a sé, solo con quello. Hai visto quello che dicevo prima, no? La sensibilità delle donne.
Io quella lì l'ha presa in una maniera, proprio tirando su così, ha poi sentito, ha mollato e poi dunque gli è ripartita. Quello che bisogna stare attenti, che bisogna imparare, diciamo, perché alle prime armi è il recupero della seppia per non farla staccare. No, deve essere un recupero lineare, non a scatti, ma deve essere una cosa tranquilla, non troppo veloce, proprio per riuscire a portarla il più vicino possibile alla barca. Se c'è il guadino, tanto meglio. A volte mangiano bene, a volte sono un po' più... un po' più cattive, sì. Per non di altro, perché ecco, siamo fascia protetta. Sì. Vabbè, allora non si può dire. C'è da muoversi un attimino, perché guarda, vabbè, una decina di seppie l'abbiamo già prese, quindi... Sì, c'è da levarsi da questa zona qui, perché sotto incomincio a prendere un po', da noi si chiama picchione, quel peletto rosso che sono residui praticamente delle piante in decomposizione, delle alghe, insomma tutte quelle cose. E poi sulla spiaggia diventa il lavarone. E da noi diventa il lavarone, esatto. Sicché ora ci si muove, ci si sposta un attimino più a sud e vediamo di riuscire a pescare in una zona pulita. Ma fra un po' siamo a casa del Volpi, dopo se ci vede che gli si pesca le seppie... No Marco, non fare mai, lo sai. No. Guarda, ci sono le Alpi Apuane sullo sfondo, quindi siamo ancora in provincia di Lucca. Ma anche te le prendi, Davide? Ma sai, quando mi tocca la canna a mano, può darsi che ogni tanto succede. Dai, allungati Sarina, sennò questa che si perde. Eccola lì, hai visto? Grande. Abbiamo imparato anche a fargli guadinare le seppie. Ora il prossimo passo quale sarà? Chi lo sa? Imparare a cucinarle. No, vabbè, quella... Da quello che ho capito... Questo mi sa che è importante. Da quello che ho capito le cucina la nonna, quindi allora è un po' mica bene. Eccole, le nostre seppiotte. Guarda che belle che è. Ci siamo dovuti spostare un pochino, ancora sì, una volta, perché c'è sempre questo sporco sotto. Eh sì, è noioso questo sporco qua, perché non ci fa pescare. Chiaramente le seppie stanno nel pulito che abbiamo messo in moto, abbiamo fatto, vabbè, 100 metri, non di più. Però l'importante è uscire dalla zona dove c'è questa peluria sotto che dà fastidio, chiaramente ci impedisce di pescare. Allora, te parlavi del discorso dei colori, hai detto, diciamo, la cosa sostanziale. Sì. Quando c'è l'acqua chiara esche scure, quando c'è l'acqua scura esche chiare. Perché... Sì, teoricamente, poi non è che è una costante, perché bisogna vedere quello che gli piace di più. Ogni giorno è differente. Ora, per dire, 2 giorni che mangiano sullo scuro, però ho sentito anche dei miei amici nei giorni precedenti hanno mangiato su dei colori tipo arancione e viola un po' acceso. Diciamo una cosa, quando le seppie ci sono, mangiano. L'importante è che l'esca abbia certi requisiti. Sì, no, l'esca è importante perché non tutti gli squid sono uguali. Esatto. Per dire, questi qui che abbiamo usato oggi sono veramente perfetti, anche perché uno fa la prova del fuoco, lo fa nuotare lineare, se vede che il pesce va dritto perfetto, senza troppo inclinarsi in avanti o senza troppo stare indietro, quando ha l'inclinazione perfetta vuol dire che è veramente uno squid fatto bene. E questi sono squid eccezionali per fare questa pesca, che ci prendono chiaramente, Marco ci prende i polpi, vabbè, ci prende anche i polpi, ci prende i totani, ci prende i calamari, ci prende un po' tutto. Manca il limone, abbiamo fatto la frittura mista. Esatto, però adesso mi piacerebbe fare un bel risotto corposo, sicché prendiamo qualche altra seppia, più che ce la mettiamo da parte. Che... Intanto la Sarina è dietro, che muove le canne, fa briga. Sara, lì. Sara, ma vieni qua un attimo, vieni qua. Che ti è venuto in mente? No, una stupidata, sì, ci fa parlare un attimo lei. Vieni, Sara, vieni, esci dall'ombra. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. No, guarda la telecamera però. Guarda te, mi abbagli. Sì. Cosa volevi chiedere? No, io gli volevo dire, insomma, che ti sembra questa peschina qui? Te che non hai mai pescato. È una pesca divertente. Però anche... Sara, mi dovresti guardare. È anche rilassante. No, non si è capito, è una pesca? È abbastanza divertente, però è molto più rilassante, via che divertente. Perché poi con un mare così è uno spettacolo, quindi anche per staccare un pochino è veramente piacevole. Ma infatti è quello che dicevo prima, è una pesca semplice, una pesca, si può dire pesca perché è pesca, però è una cosa veramente che ti fa staccare la spina, stai qui tranquillo, ogni tanto tiri su, prendi se c'è la seppia, prendi un po' di sole e ti rilassi. È una pesca proprio adatta per le giornate con la famiglia, ecco, bimbi, tranquilli proprio. E poi basta poco, basta veramente c'è la gente poco, viene con un pattino, con sì, ma infatti non è obbligatorio averci la barca, assolutamente. Ora io ho la barca perché la uso anche per fare altri tipi
tipi di pesca, perché sennò si poteva prendere tranquillamente un pattino, che per fare magari il filmato in tre su un pattino. Oppure qua, essendoci questi pontili in questa zona, diciamo sia Marina di Massa che a Forte Marmi, Pietrasanta, Lerica Maiore, cioè tutti hanno questi pontili lunghi che entrano in mare anche 300 sì, metri. Infatti è una pesca che puoi fare tranquillamente anche dalla spiaggia, dagli scogli, basta trovare un punto dove c'è l'acqua pulita e tanto le seppie si muovono, non è che stanno in un punto solo, sicché vengono giù, mangiano e magari non le facciamo le quantità che si fanno in barca, chiaramente non è possibile, però 3, 4, 5 seppie per fare una mangiata le puoi fare tranquillamente. Prendetemi altre 2-3 seppie e poi siamo a posto. È bella, ho fatto un esperimento, ho detto vabbè proviamo, perché era un periodo un pochino che non si vedeva più niente. Ho detto voglio provare a montare il bianco. Prima cala subito col bianco. Ma anche perché secondo me, comunque col pesce, con la roba di mare, il bianco ci sta meglio il rosso, è vero? ho fatto la battuta, via. Vai. Che piotta. Là. Hai visto? Allora parlavamo dei colori, proprio questo il succo del discorso che voglio far capire alla gente. C'è il mio amico del distributore. Guarda. Che questo è il colore per lui che ha catturato in questo momento. Esatto. Per lui c'è solo un'esca di una marca, di un colore che funziona. No. Queste no. Credenze popolari. Allora, queste esche che ci sto pescando oggi, a prescindere dal colore, funzionano tutte. Quello lì è una cosa. Ho provato e riprovato, sì che m'hanno fatto fare tante di quelle catture, questi squid qui che è una metà bassa, veramente. Però anche lì, se te hai una gamma di colori, ma tanto sono esche che costano anche poco, perché non costano care al pubblico, ora di preciso non me lo ricordo, però è una cosa veramente abbordabilissima. Ecco, perché anche qua ci abbiamo, no? Sì. Quelle che costano di più catturano di più. Non è vero. Si chiama marketing. Esatto, non è vero, assolutamente non è vero. Le esche devono essere fatte bene, devono funzionare bene, devono avere dei colori che in acqua risaltano. E allora questi qui che ci sto usando adesso, che poi ve le faccio vedere meglio tutta la gamma dei colori, quando uno ce l'ha 6, 5, 6, 7, 7 esche, ognuna per un colore differente, a seconda di quello che vogliono mangiare, è più che sufficiente. Questa è una bella secchia, eh? Comincia già a essere una bella taglia. Vai. Vai. È un treno. Eccola un'altra, guarda. Eccola. No, c'è la Sara, non so. La Sara ne avrà prese 10 e te 3, non vorrei dire. Ma forse io è meglio che ti dedichi allo spinning. Io faccio l'inguadinatore folle. Esatto. Ah, io Sara c'è un'altra. Oh, mamma. Vada. Vai, che attacca, vai che attacca, vai! Attaccata, Dio! Su, alza la canna! Vai, Sara! No! Adesso abbiamo ritrovato il punto. Sara, ma la guadini te per piacere? Grazie! Grazie, tesoro! Mi hanno detto che come altezza stavano sui 7 metri, infatti su 7 metri... Su 7 metri le stiamo prendendo. Ragazzi, però in questa barca c'è poco posto. Ci vuole una barca più grossa. Adesso ti farò vedere gli squid che ho utilizzato per questa sessione di pesca. VLP by Marco Volpi, chiaramente è stato lui l'artefice di questi pesciolini. Si sono veramente comportati alla grande, perché sono catturanti in una maniera incredibile, veramente bellissimi. Poi c'è anche questo qui che, oltre ad essere un bianco, è un bianco fluorescente. Nell'acqua questo qua, quando ci sono delle condizioni un pochino più di scarsa visibilità, per dire quando siamo mattina presto o sera, è eccezionale. Questi sono i piombi a girelle che ho adoperato per questa sessione di pesca. Questi qui sono dei 20 grammi,
Infatti oggi sto pescando, visto che il mare è calmo e c'è poca corrente, con i 20 grammi tubertini, i black passanti, poi le girelle che ho adoperato sono del numero 6, girelle con moschettone, le NT. Come trecce montate sui mulinelli ho adoperato un Viral dello 010 e come finale, dopo il Carbon Ghost che abbiamo visto prima, ho adoperato il Phantasm, che è il top di gamma della Tubertini per quanto riguarda i fluorocarbon, che ne ho già parlato diverse volte. Altra treccia, perché ho fatto un pochino una e un pochino l'altra, il Ryujin. Il Ryujin non c'è bisogno di presentazioni, è diciamo la treccia per eccellenza. In casa Tubertini è... Della Momoi. Sì, della Momoi. Ma vedi di prenderle o le prendi? Ora ci provo. Ah, ecco, brava, vai. Importante è provarci, dai, ti devo dare una mano. Prendiamone subito un'altra, dai. Dai, l'ultima, eh. La Sara ci fa neri, neri ci fa pesca di sensibilità, come le donne, sono sensibili, vai, vieni, brava, dai, brava, grande. A volte sono anche troppo sensibili. Anche troppo sensibili. Guarda che bella seccia, oh, ma lei le prende tutte belle. Guarda, ve la faccio vedere. Mica si scherza qua, Oh, guarda che seppie. Dai, allora salutate la gente che vi ha guardato. Aspetta che... Cosa stai facendo questo qua? Non lo voglio dare in testa alla mia dolce metà. Vieni qua Sara, vieni. Eccoci. Noi abbiamo scoperto una nuova pescatrice di seppie. Vabbè dai, la prima esperienza a pescare. E penso che se la sia cavata abbastanza bene. Ma siamo sicuri che non è una modella del calendario Tubertini? No, non è. Fatemi vedere che non è una modella del calendario Tubertini. Come si fa a fare? Non sono un bacetto. No, è mio. Allora ragazzi, un saluto. Sì, vi saluto, una mamma un attimo scombussolato. Sì, basta un bacino? Sì, sono sensibile. Lei è sensibile con la canna a mano. Se volete scendo allora. No, dai, io vi saluto. Insomma, spero che sia stato un video simpatico, divertente. Comunque, nonostante quello, è un video che vi fa capire veramente che questa qui è una pesca adatta a tutti. Alle famiglie, come ripeto prima, ai bambini, a chi non ha mai pescato. E per divertirsi e per mangiare, perché a tavola queste qui sono eccezionali, è il massimo. Io vi saluto da Forte dei Marmi. Ciao a tutti, grazie. La Sara vi saluta. Per Striscia la Notizia. Per Striscia la Notizia, ci abbiamo una seppia attaccata. Ciao. Saluti. Ciao.